Torniamo a parlare di regular season della Major League Baseball sul mio canale dal momento che ci stiamo avvicinando al primo terzo di stagione. In questa stagione 2020, che vi ricordo è la più corta di sempre, cambiano anche un po' quelli che sono i miei appuntamenti sul baseball americano sul mio canale. Cercherò di fare una sorta di weekly MLB cercando di dividere la stagione in tre momenti topici, in particolare dividendo ogni 20 partite ci sarà un approfondimento dedicato. Un approfondimento dedicato che appunto andrà a dividere i tre terzi della stagione regolare che finirà alla 60ª partita e visto che la maggior parte delle squadre, ma non tutte, e tra poco lo vedremo, è arrivata alle 20 partite, diciamo che possiamo fare subito un bilancio di quella che è la stagione regolare 2020 della MLB, partendo dalle solite classifiche dell'American League e National League e passando un po' per le partite che questa settimana Sky ha trasmesso, per concludere poi con una ricapitolazione generale per quanto riguarda le statistiche di chi sono le squadre migliori in questo primo terzo di stagione e chi sono le squadre peggiori sia dal punto di vista offensivo che difensivo. E dunque partiamo ad analizzare quella che è la classifica della American League East, la divisione tanto per intenderci degli Yankees, che come da pronostico, secondo anche gli esperti della vigilia, sono alla prima posizione della loro division con 11 vinte e 6 perse. Tampa Bay segue a ruota con 10 vinte e 8 perse, terza è Baltimore con 8 vinte e 7 perse, quarta è Toronto con 6 vinte e 8 perse, Boston è ultima con 6 vinte e 11 perse. Diciamo che in questa divisione le prime due sono evidentemente da pronostico, perché sia gli Yankees che Tampa Bay erano accreditate di tanto spessore in questa stagione, a prescindere dal fatto che questa stagione sia stata di 60 partite. La sorpresa in realtà è Baltimore, che ha un record positivo in questo primo terzo di stagione. La delusione evidentemente è Boston, che dopo aver vinto il titolo nel 2018 evidentemente non ci sta capendo molto in queste due stagioni, se consideriamo anche quella del 2019, considerato che in questa stagione non si può recuperare più di tanto una partenza falsa, visto che le partite sono soltanto 60, è evidente che probabilmente la stagione di Boston sta già andando veramente a compromettersi. Magari poi la squadra del Massachusetts mi smentisce e nei prossimi due terzi di stagione riesce ad andare su, però la partenza è tutto fuorché interessante. Già Boston ha avuto problemi alla pre-season, perché appunto Chris Sale era fuori per tutta la stagione. Ci aggiungiamo il fatto che il monte di lancio è evidentemente il punto debole della formazione di Boston, e qui si spiega evidentemente l'ultimo posto dei Red Sox. Sorprende, vi dicevo, Baltimore, perché appunto la squadra che in teoria doveva iper mega tankare si ritrova a un record positivo, 8 vinte e 7 perse, per quanto il record non sia comparabile alle altre squadre, perché appunto causa alcuni stop per infezioni Covid, in particolare capitate ai Marlins e ai Cardinals. Le partite di queste squadre che dovevano giocare contro per esempio Baltimore o comunque le squadre della zona limitrofa, seppur dell'altra conference, evidentemente hanno un attimo ridimensionato i record. Infatti molte squadre vedremo che sono un po' più indietro rispetto alle altre, però per il momento un American League East sembra quella che doveva essere fin dalla vigilia, quindi una sorta di gioco a due tra Yankees e Tampa, con gli Yankees evidentemente favoriti anche e soprattutto per l'attacco, che vedremo alla fine uno dei migliori di questa lega. C'è una sorpresa anche nella American League Central, perché Minnesota è prima e ce lo potevamo aspettare con 11 vinte e 7 perse. Sorprende Detroit, che con 9 vinte e 6 perse è incredibilmente al secondo posto della division, a discapito dei Cleveland Indians, che sono alla terza posizione con 10 vinte e 8 perse. Detroit anche in questo caso diciamo che si può fare lo stesso discorso di Baltimore, ovvero una squadra che non aveva tante ambizioni in una stagione normale di 162 partite, era data addirittura come 29esima posizione complessiva come prospettive nella stagione normale, e in questa stagione ridotta in 15 partite ne ha vinte 9, segno che insomma hanno avuto un primo e terzo di stagione veramente convincente. Tra l'altro ai Detroit Tigers è andata la prima scelta assoluta del draft di quest'anno, ma come vi dicevo nel video dell'anno scorso, il draft dell'MLB è evidentemente poco indicativo rispetto alle altre leghe, che inseriscono giovani più in fretta e hanno un sistema soprattutto di reclutamento diverso. Proseguendo la classifica della American League Central, i Chicago White Sox sono nella terra di nessuno. Come al solito sono comunque in un record positivo, 9 vinte e 9 perse, e sono incredibilmente quarti, quando in un'altra division magari potrebbero essere o secondi o terzi. Chiudono i Kansas City Royals, che dopo aver vinto quel fantastico titolo del 2015 pian piano hanno perso dei pezzi e non si sono più ripetuti su quel gioco di small game che li hanno resi celebri, e dunque perdendo comunque dei pezzi
È ovvio che i Royals sono una squadra in rifondazione e qui parliamo di prospettive ampiamente rispettate. Sembra una division più equilibrata di quello che sembra in questo primo set zone l'American League Central, anche se sulla carta ricordo che i favoriti sembrano essere i Minnesota Twins e i Cleveland Indians. Vedremo poi tra due settimane, quando uscirà il prossimo video dell'MLB, come saranno cambiate le cose. Passiamo all'American League West, che in teoria doveva essere la division di Houston, senza se e senza ma. E invece ci troviamo ad avere l'altra contender in testa, ovvero gli Oakland Athletics, con 12 vinte e 6 perse, e per tutte le altre si ritrovano invece ad avere un record negativo, e questo sorprende soprattutto per l'involuzione degli Houston Astros, che sono addirittura dietro ai Texas Rangers per una partita. I Rangers sono al secondo posto con 7 vinte e 9 perse, gli Houston Astros sono terzi con 7 vinte e 10 perse, concludono la classifica gli Los Angeles Angels di 7 vinte e 11 perse, e i Seattle Mariners con 7 vinte e 12 perse. L'American League East appunto è salita alla ribalta, non solo per quanto riguarda appunto la prima in classifica, che non è Houston incredibilmente ma è Oakland, ma per quello che è successo nella partita di domenica pomeriggio, quindi notizia relativamente recente, tra Ramon Laureano e Alex Senton, che è un coach degli Houston Astros. C'è stata una rissa mega galattica, di cui in questa immagine vediamo la parte finale. Vedete Ramon Laureano, esterno degli Oakland Athletics, trattenuto a forza dopo questa mega rissa. È successo che durante la partita della domenica pomeriggio giocata all'Oakland Coliseum, un lanciatore di Houston ha colpito Ramon Laureano. Laureano si è indispettito, per usare un eufemismo, e è stato, diciamo, provocato anche da un coach di Houston. Laureano si è lamentato dell'essere stato colpito dal lanciatore, ha detto parole che evidentemente non doveva dire. Un coach, che appunto Alex Hinton, ha provocato, si vede chiaramente nelle immagini, che fa segno come una sfida di Far West, no, vieni qui a dirmi le cose in faccia. Laureano effettivamente carica a tutta birra verso il coach di Houston Astros, si scatena il bench clear, una rissa mega galattica, e l'MLB ha dovuto prendere provvedimenti. Qui vediamo la pena inflitta a Ramon Laureano, che è di 6 partite, ed è abbastanza una perdita importante per Oakland, perché non solo perde un prospetto interessante, uno dei migliori giocatori evidentemente la formazione della California, ma perderà il derby della Baia, che appunto sarà la serie importante per Oakland per continuare la sua stagione. Tra l'altro una perdita triste anche per me, perché ovviamente io Ramon Laureano l'avevo preso al Fanta Baseball, e dunque mi ritoccherà lasciarlo a riposo costretto per 6 partite e reinventarmi la squadra, già che sto facendo abbastanza fatica, ma questo è un altro discorso. Quello che non dice l'articolo, ed è una notizia che in realtà è arrivata successiva alla squalifica di Laureano per 6 partite, è la sospensione proprio per Alex Sim, il coach che ha provocato Laureano. Alex Senton è stato squalificato addirittura per 20 partite, dunque lo rivedremo di fatto a settembre. 20 partite, insomma, è una squalifica molto molto pesante, paragonato al fatto che questa stagione è lunga 60 partite. È come se in una stagione normale di 162 partite di fatto ne vengano perse poco più che 80. E dunque lasciamo l'American League East con Oakland in testa, ma senza un incredibile prospetto, anche se comunque l'attacco di Oakland è comunque interessante, con Matt Olson, Matt Chapman, insomma tantissimi giocatori interessanti, e passiamo alla National League, partendo dalla divisione East, e anche qui abbiamo delle sorprese incredibili, no? Perché nella National League East ci si aspetta Atlanta prima, con Philadelphia subito dietro, che erano le due grandi favorite, nonché i Washington Nationals, insomma tante squadre competitive. Invece no, perché Miami incredibilmente è prima con 7 vinte e 4 perse. Il dato fa ancora più riflettere, perché al netto che i Miami Marlins sono stati protagonisti di un focolaio di Covid-19 e di conseguenza sono stati sospesi, fermi una settimana, il record era addirittura 7 vinte e 1 persa prima della serie contro i New York Mets, che hanno, diciamo, praticamente risollevato una parte di stagione che per il momento rimane disastrosa, ma dei Mets ne parleremo dopo. Miami è stupefacentemente prima con 7 vinte e 4 perse. Ci sono gli Atlanta Braves, che sono primi, anzi secondi in realtà, ma primi come numero di vittorie con 11 vinte e 8 perse. Vi ricordo che, come vedete, Miami ha giocato solo 11 partite appunto per via della sospensione che abbiamo detto poco fa. Anche Washington ha subito queste sospensioni, il record è solo 6 vinte e 7 perse. Philadelphia è quarta con 5 vinte e 7 perse. Chi ha giocato molte più partite e ha avuto una stagione veramente altalenante, se non
diciamo disastrosa sono proprio i Mets, che sono ultimi con 7 vinte e 11 perse. Sky Sport nella giornata di giovedì ha avuto comunque modo di trasmettere un incontro interessante sempre di questa division, appunto tra i Washington Nationals e appunto i New York Mets. Si giocava al Nationals Park e incredibilmente i Mets hanno vinto, e dunque festeggiamo il fatto che Sky Sport ha trasmesso una vittoria della squadra per cui tifo, per quanto la stagione per il momento dei Mets sia oltremodo deludente. Questa partita è stata, diciamo, protagonista dei Mets per quanto riguarda il monte di lancio, perché Rick Porcello ha di fatto concesso poco e niente all'attacco dei Nationals, soltanto un punto nel primo inning, e per il resto dal quinto inning in poi i Nationals non sono più arrivati in base. Ha concluso il match Seth Lugo, lanciatore di Porto Rico, e ha portato a casa la salvezza. Il perdente per quanto riguarda i Washington Nationals fu il lanciatore di rilievo Feddy. Il problema è che in teoria questo doveva essere un match a favore dei Washington Nationals, perché il partente dei Nationals era Scherzer, ma Scherzer si è infortunato al primo inning e dunque è stato di fatto un bullpen game per i Nationals, che hanno di fatto concesso di più a un attacco dei Mets che effettivamente ne ha approfittato. I Mets sono una squadra a dir poco altalenante, nel senso che hanno un attacco interessante. Il problema, anzi i problemi dei Mets sono principalmente due. Uno è il modo di lasciare i corridori sulle basi. I New York Mets sono diciamo la peggiore squadra nel concretizzare le azioni per portare a casa dei punti, e hanno un monte di lancio che dietro dei Grom di fatto è il disastro assoluto, è l'oblio, e dunque converrebbe intervenire evidentemente su questo aspetto. Comunque questa partita è finita con la vittoria dei Mets, che poi hanno vinto la serie con Miami e poi sono tornati nell'oblio perdendo di nuovo con Washington. Tra l'altro la rivincita di questa serie, che si giocherà invece al City Field di New York, sarà ancora una volta trasmessa da Sky. In questo caso la partita, se non sbaglio, sarà giovedì. L'altra partita trasmessa da Sky in italiano sarà invece il derby della Baia, San Francisco Oakland, di cui vi ho accennato poco fa. C'è stata anche un'altra partita della National League East che Sky ha trasmesso, in questo caso parliamo della partita di domenica, ovvero il match tra Atlanta Braves e Philadelphia Phillies. E subito vediamo una particolarità, perché questa partita si è giocata sui 7 inning. E questa è una nuova regola che la MLB ha introdotto soltanto per questa stagione, considerato che ci sono state molte squadre ferme causa Covid, vedi per esempio i Brewers, vedi per esempio i Marlins, i Cardinals, gli stessi Phillies, insomma. Diciamo c'era un momento in cui un quinto della Lega era fermo causa prevenzione Covid-19, e dunque per recuperare queste partite sono state create dei double header, ovvero due partite nella stessa giornata, la prima giocata di fatto a orario della mattina americana e la seconda nel primo pomeriggio statunitense. Se ci sono dei double header, quindi delle doppie partite nella stessa giornata, entrambe le partite sono giocate sulla distanza dei 7 inning, che di fatto è la lunghezza del softball. E questa prima partita di Atlanta contro Philadelphia ha visto la vittoria di Atlanta per 5-2, in una partita strana, perché Philadelphia è stata in vantaggio per 1-0 fino alla quarta ripresa, e poi un big inning degli Atlanta Braves che hanno concretizzato con un fuoricampo di Ronald Acuña Jr., il secondo stagionale, e un doppio che ha portato a casa 3 punti di Adam Duval, che è subentrato a Nick Markakis, hanno fatto sì che Atlanta andasse sul tabellone 5 volte e fare 5 punti in un inning. Tutte le varie di fatto concentrate lì, a nulla vale la prestazione di Andrew McCutchen, che anche lui è entrato in corso d'opera ed è stato l'unico a produrre qualcosa in un attacco di Philadelphia che è stato veramente sterile in questa partita giocata al Citizens Ballpark di Philadelphia. Il vincente è Matzek, che è stato un rilievo entrato in corso d'opera, anche in questo caso si può parlare di bullpen game. Il perdente di Philadelphia è un rilievo, ovvero Deolis Guerra, alla prima sconfitta della stagione. La salvezza la porta a casa il closer dei Braves, ovvero Mark Melanson, uno dei lanciatori più esperti di questa lega. E dunque, frutto anche di queste vittorie, abbiamo visto i record della National League East, appunto con Atlanta che si porta di fatto al record che è più consono, quindi con di fatto 20 partite giocate. Philadelphia dovrà recuperare altre partite, ed è per questo che comunque in percentuale è comunque davanti ai Mets, che di partite hanno giocate veramente molte di più. Passiamo alla National League Central, e anche qui ci sono dei record interessanti. I Chicago Cubs sono clamorosamente primi con 11 vinte e 3 perse, al netto che hanno delle partite in meno da recuperare. Seconda è Cincinnati con 8 vinte e 9 perse, Milwaukee è terza con 7 vinte e 8 perse, St. Louis ha un record che non fa testo, perché è stata l'ultima squadra a essere sospesa a causa un
focolaio di Covid-19 ed è stata la seconda volta che St. Louis è stata sospesa, per questo il record è solo di 2 vinte e 3 perse, chiude Pittsburgh con 3 vinte e 13 perse, con una stagione che di fatto è già compromessa nel primo terzo della stagione. Sono addirittura peggiori dei Mets e Pittsburgh Pirates. Quello che però c'è da attendere in questa divisione è cosa farà St. Louis una volta che dovrà recuperare tutte le partite che deve, considerato che appunto, come abbiamo visto, sono molte squadre che sono state sospese una settimana, St. Louis addirittura 2, e questo evidentemente condizione della division che vede soltanto i Cubs per il momento primi in solitaria, ma in questo caso dovremo vedere il record effettivo nella seconda parte della stagione. C'è però da parlare comunque di questa division, perché è notizia di qualche giorno fa che c'è stata un'ulteriore rinuncia a questa stagione 2020, un giocatore ha fatto il cosiddetto opt-out, e parliamo in questo caso di Lorenzo Cain, uno dei giocatori che a me piace tantissimo di questa lega, uno dei giocatori più determinanti degli ultimi anni. Cain, dopo aver giocato poche partite in questa stagione, dopo che i Brewers sono stati anche fermati causa appunto prevenzione per il Covid-19, ha deciso di ritirarsi da questa stagione 2020 e tornare l'anno prossimo. Kane conclude questa stagione poco indicativa per le sue statistiche con 333 di media battuta, 0 home run e 2 RBI, e dunque Milwaukee dovrà fare a meno di questo fenomenale esterno centro in attesa di riconquistare evidentemente i playoff allargati di questa stagione 2020. Non è stato l'unico a fare opt-out, perché tornando a parlare dei Mets, che ovviamente già sta andando male, in più prove sul bagnato, rinunciano a Yoenis Céspedes, che ha fatto anche lui opt-out, e a Marcus Stroman, che doveva rientrare dalla lista infortuni in questi giorni. Invece Stroman ha deciso di ritirarsi, ed è un peccato perché il lanciatore statunitense doveva andare in free agency l'anno prossimo, e di fatto quello che è stato un investimento dell'anno scorso per il 2020 si per il momento rivela un investimento sbagliato o comunque non fruttuoso, e sarà interessante vedere cosa farà Stroman nel 2021 in questa stagione veramente strana che vede, come vedete, dei record un po' condizionati, delle squadre che dovevano essere un po' più in basso sono un po' più in alto e viceversa. Insomma, è sempre il meraviglioso gioco del baseball, però in una salsa un pochino diversa a causa tutte le variabili che conosciamo. Andiamo a concludere il nostro discorso delle classifiche della Lega con la National League West, e anche qui c'è una mezza sorpresa, perché i Los Angeles Dodgers non sono primi ma sono secondi a pari merito con San Diego. I primi sono i Colorado Rockies, che stanno facendo una veramente stagione incredibile, 12 vinte e 5 perse per la squadra appunto di Denver. Secondo a pari merito sono i Los Angeles Dodgers e i San Diego Padres con 11 vinte e 7 perse. Attenzione a San Diego, che deve crescere e sta continuando a fare questo percorso di crescita un pochino a rilento forse rispetto alle aspettative, però San Diego deve darsi una mossa, e con questi playoff allargati probabilmente potrebbe centrare una postizione se continua così. Per il momento sembra andati fuori dai giochi i San Francisco Giants e gli Arizona Diamondbacks, che sono rispettivamente quarto e quinto con 8 vinte e 11 perse, con Arizona che chiude con 7 vinte e 11 perse. Arizona che avrebbe un lanciatore importante in rosa, ovvero Madison Bumgarner, ma che nelle ultime prestazioni ha evidenziato una crisi evidente, soprattutto per quanto riguarda la velocità dei suoi lanci. La sua fastball non ha superato le 90 miglia, una velocità talmente bassa e molto leggibile dunque dai battitori, hanno fatto sì che le prestazioni di Matt Bum fossero neanche lontane parenti di colui che vinse le World Series di fatto da solo con i Giants nel 2014. Questa National League West sembra una division più equilibrata del previsto, con tre squadre che se la giochino. Ovviamente, così come tutte le division di cui ho parlato finora, è evidente che il secondo terzo di stagione, quindi quando saranno giocate 40 partite, rispecchierà effettivamente i valori in campo, in modo che tutte le squadre abbiano recuperato le partite a causa Covid-19 e avremo un'idea incredibile, più concreta, di chi si potrà qualificare concretamente ai playoff, considerato che di solito questo periodo da luglio a settembre è il periodo dove le vere squadre escono fuori per la postseason. Andiamo a vedere, per concludere la nostra analisi settimanale della MLB, le statistiche offensive e difensive delle squadre. Ovviamente ho preso la media battuta collettiva come criterio. La miglior squadra della Lega come attacco è Colorado, ha detto però che se si gioca a Denver di solito l'aria è più rarefatta, dunque le statistiche sono un po' più gonfiate, ma questo vale sia per la squadra di casa sia per gli avversari che giocano al Coors Field. Incredibilmente la squadra migliore della Lega dal punto di vista offensivo sono i Baltimore Orioles, che comunque stanno facendo una stagione sopra le aspettative.
i campioni in carica dei Nationals li troviamo alla quinta posizione con una media di battute di 154. Ci sono dietro i miei New York Mets che hanno una media simile, ma ripeto, l'attacco è l'unica cosa buona dei New York Mets. I problemi li ho già detti nell'approfondimento prima. Per quanto riguarda le squadre peggiori della Lega, abbiamo nelle ultime tre posizioni Pittsburgh Pirates, e si vede anche dal record, con sole 3 vinte in 14 partite, i Cincinnati Reds e i Cleveland Indians, che sono ultimi con 192 di media battuta. Per quanto riguarda invece il monte di lancio, anche qui andiamo a prendere la media dei punti guadagnati sul lanciatore, quella che in gergo americano si chiama ERA. I Cleveland Indians sono alla prima posizione con 2 punti e 32 concessi a partita. Ovviamente la statistica prende in considerazione sia lanciatori partenti sia lanciatori di rilievo. I Los Angeles Dodgers hanno un signor monte di lancio, considerato che Kershaw ha perso la prima settimana di gioco con 2,47. Terza posizione per gli Oakland Athletics con 3,27. Quarti i Minnesota Twins, che stanno facendo una grande stagione anche dal punto di vista difensivo. E quinti i sorprendenti Miami Marlins, al comando per il momento, come percentuale ovviamente, della National League East. Andiamo a vedere quelle che sono le squadre peggiori della Lega anche da questo punto di vista. Le ultime 5 posizioni, i New York Mets, ma neanche a dirlo, hanno una media complessiva di 5,09. Vi ripeto, dietro DeGrom non c'è assolutamente nessuno. Detroit è 26esima con 5,11 di punti concessi. Pittsburgh è 27esima con 5,32. I Seattle Mariners sono terzultimi, 28esimi. 29esimi Philadelphia Phillies e ultimi gli Arizona Diamondbacks, che già non ha praticamente confidenza nel lanciatore di punta, ovvero Madison Bumgarner, e invece anche qui è una situazione simile ai Mets, perché il lanciatore migliore è Zach Gallen. Dietro Zach Gallen non c'è veramente nessuno, e l'investimento per il momento fatto su Bumgarner dei D-backs è per il momento fallimentare. Per quanto riguarda il nostro appuntamento invece con l'MLB, ci rivediamo tra 2 settimane, quando le squadre avranno giocato 40 partite. Sintonizzatevi anche su Sky Sport, perché vi ricordo che ci saranno 2 partite in italiano: New York Mets, Washington Nationals e San Francisco Giants, Oakland Athletics. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo primo terzo di stagione MLB. Il saluto da parte di MeteoTorga. Il prossimo appuntamento sul canale sportivo è questa domenica, ore 19, post gara del Gran Premio di Formula 1 Spagna-Barcellona.